Ciao, io sono Stefano e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. E oggi parlerò del fatto che martedì 9 giugno del 2020 le spiagge di Phuket riapriranno. Inoltre parlerò del fatto che i cittadini chiedono al governo thailandese la creazione di nuovi posti di lavoro e la riduzione delle tasse, oltre a una serie di altre misure per cercare di attenuare i danni causati dalla crisi economica, e infine delle ripercussioni legali che avrà una manifestazione promozionale, un evento promozionale che c'è stato in un cinema con due attori famosi e tutta la folla che, in barba alla distanza sociale, si è riversata sul palco per farsi dei selfie con loro. Ma naturalmente tutto questo solo dopo averti invitato ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video, e anche dopo averti invitato, se vuoi, ad iscriverti al canale Telegram Intanto in Thailandia, di cui il link è sotto in descrizione. Ma adesso passiamo alle notizie. Le notizie riportate in questo video sono state prese da quotidiani thailandesi. Puoi trovare il link agli articoli giù in descrizione. In linea con la diminuzione dei contagi in tutto il resto del paese, martedì l'isola di Phuket riaprirà le sue spiagge al pubblico. Il governatore di Phuket, Pakapong Thawipat, ha dichiarato che i visitatori devono attenersi rigorosamente alle norme che regolano le visite ai luoghi pubblici e alle spiagge per prevenire la diffusione del virus. Tutte le spiagge dell'isola di Phuket erano state chiuse il 29 marzo, in quanto le spiagge venivano viste come punti di aggregazione, dove appunto molta gente va a ritrovarsi, a prendere il sole, a nuotare, a stare insieme, per cui erano visti come dei punti pericolosi per la diffusione del contagio. Ora, martedì, cioè domani, riapriranno queste spiagge, ma ovviamente non ci sono più turisti, per cui non ci sarà molta gente che andrà in spiaggia, anche perché l'aeroporto è ancora chiuso e riaprirà il 15 giugno e solo per i voli nazionali, per cui non sono previsti turisti stranieri e quindi, insomma, non si prevede una grande confusione sulle spiagge. In base ai numeri, pare che nell'isola di Phuket non siano stati registrati nuovi casi di contagi ormai da giorni, mentre a livello nazionale sono stati registrati sabato scorso, la settimana scorsa, due nuovi infetti, ma sono persone che sono venute da fuori, sono cittadini thailandesi rimpatriati dai paesi dove erano bloccati prima. Sempre a livello nazionale non si contano nuovi contagi già da diverso tempo, e gli unici contagi nuovi che vengono conteggiati sono appunto dei rimpatriati, cioè i cittadini thailandesi che vengono rimpatriati dalle varie parti del mondo, e sono gli unici contagi che ci sono. Ovviamente quando rientrano in Thailandia vengono messi subito in quarantena in strutture e vengono assistiti e isolati dal resto del paese. Da
dal 1 al 5 giugno di quest'anno, cioè 2020, è stato condotto un sondaggio a risposta multipla su 1038 persone sparse appunto in tutto il paese per cercare di capire l'opinione del paese sul da farsi a proposito della disoccupazione causata da questa crisi. Quindi si è fatto questo sondaggio un po' per capire i cittadini cosa ne pensano, come secondo loro si potrebbe risolvere questo problema della disoccupazione. Alla domanda su cosa abbia causato l'attuale disoccupazione, l'88.18% ha dichiarato che è stata causata dal Covid-19. Il 74.03% ha dichiarato che è stata causata dalla crisi economica, il 46.22% dalla chiusura delle imprese, il 45.35% dalla mancanza dei posti di lavoro e il 21.12% ha dichiarato che alcune persone sono esigenti riguardo ai lavori. Infine, alla domanda su cosa dovrebbe fare il governo per affrontare la crisi della disoccupazione, il 71% desidera che crei opportunità di lavoro, il 63.82% desidera che riduca le tasse, il 58.58% desidera che fornisca alle persone sussidi di sussistenza, il 54.22% desidera che offra formazione professionale e il 44.91% vuole che aiuti le persone a trovare fonti di capitale di investimento e prestiti a basso interesse. Domenica scorsa, cioè ieri, c'è stato un evento promozionale al Paragon Cineplex e sono intervenuti due attori abbastanza famosi in Thailandia e c'è stato un grande afflusso di gente che, meno freganti appunto della normativa sulla distanza sociale, si è accalcata sul palco. Molti sono riusciti a salire sul palco, abbracciare gli attori, farsi selfie e quant'altro. Il capo delle forze di difesa, Pornpipat Beniasri, ha affermato che tutte le aziende devono rispettare le regole per lo screening dei visitatori e l'applicazione degli standard di distanza sociale per prevenire il ritorno del virus. Qualsiasi azienda che violi queste misure dovrà affrontare la massima sanzione legale. La Siam Piwat Co, che è la società che gestisce la Siam Paragon, appunto, che è il complesso, il mall dove è, all'interno c'è questo cinema multisala, si è scusata per quello che è successo, per aver ignorato appunto queste norme sociali, di distanziamento sociale, e ha chiuso lo spazio, appunto, ha chiuso tutto il Siam Paragon per poter organizzare meglio gli spazi e gestire meglio questo evento promozionale. Appunto, ha chiesto scusa al governo di non aver rispettato questa sua normativa sul distanziamento sociale, adducendo il fatto che non la conosceva. Cioè, ma 3 mesi questi non lo sono stati. Le attività come i cinema sono considerate in Thailandia delle attività a basso rischio per il contagio. Ripeto, non so sempre come facciano queste stime, non ho idea. Comunque c'è sempre possibilità di contagio, ma sono state autorizzate a riaprire dal 1 di giugno, appunto con la terza fase di allentamento del decreto di emergenza, a patto e condizione che però mantenessero le misure di sicurezza. Una di queste misure è proprio il distanziamento sociale. Le notizie terminano qua, ti inviterei, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre volevo invitarti, se vuoi, a lasciarmi un like e a condividere questo video sui tuoi social.
e noi ci vediamo il prossimo video.